Pescara avrà piante nuove ovunque, non solo in centro. L'amministrazione Masci sta già programmando i prossimi interventi dopo quelli già iniziati in piazza Garibaldi di rimozione dei lecci danneggiati dalla cocciniglia. Adesso andremo a lavorare in via Monte Bove, dove qualche mese fa abbiamo dovuto tagliare piante che erano pericolanti, che adesso verranno sostituite da piante nuove e giovani, così come stiamo facendo in via Benedetto Croce, in piazza Garibaldi, in via Chieti, ma adesso partiranno i lavori in via Andrea Doria, dove non soltanto rifaremo la pavimentazione, ma andremo anche a migliorare l'impianto arboreo, perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione, fare in modo che Pescara sia una città sempre più verde e più vivibile. E su Corso Umberto l'investimento è di 2 milioni di euro. Dopo aver sostituito e moltiplicato, verrebbe da dire, gli arbusti da piantumare, il restyling interesserà anche la pavimentazione, previa autorizzazione ovviamente degli enti competenti, in questo caso della soprintendenza. Sostituiremo tutte le piante di Corso Umberto, ma aumenteremo il verde di Corso Umberto, perché arriveremo a quasi 200 piante, un numero consistente proprio per la mitigazione ambientale. C'è un progetto specifico per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento e che comporterà questo miglioramento su Corso Umberto e su Piazza Sacro Cuore. Miglioreremo le condizioni, è necessario un restyling complessivo in città, in molte zone, lo faremo, ci sono tanti progetti avviati per circa 100 milioni di euro. Tra qualche giorno partiranno tantissimi lavori e si aggiungeranno a quelli già partiti e con i quali la città si sta trasformando.